Ma come possiamo sfruttare i titoli e i testi per attirare maggiormente l'attenzione degli utenti che si imbatteranno nei nostri video? Bene, all'interno di questo video parleremo proprio di questo. Vedremo come gestire completamente i titoli e le grafiche di Filmora che ci sono a disposizione nelle gallerie e come utilizzarle per supporto al messaggio che stiamo comunicando all'interno dei nostri video. Ovviamente scopriremo anche diverse impostazioni che possono tornarci utili per rendere i titoli un pochino più dinamici e accattivanti o personalizzati. Quindi mi raccomando, seguite tutto il tutorial fino alla fine. E qua sotto in descrizione trovate il link per scaricare Filmora, che è un ottimo programma per montaggio video, soprattutto per chi non è ancora approdato nel mondo dell'editing ma vuole muovere i primi passi. Ve lo lascio qua sotto. Partiamo dunque dai titoli. Ora, per aggiungere un titolo basterà andare in alto a sinistra nel solito elenco, nella solita interfaccia. Abbiamo diverse opzioni, anche in questo caso come per le transizioni e per gli effetti. L'elenco personale, che è quello a cui andiamo a attribuire i nostri titoli, poi vi farò vedere come, molto semplice. L'elenco titolo, dove troveremo tutte le categorie di titoli che possiamo utilizzare. Ovviamente alcuni possono essere scaricati perché non tutti sono salvati sul computer, ma basterà premere sulla freccetta di fianco alla miniatura del titolo per aggiungere il titolo in questione alla nostra libreria e poi lo ritroveremo pronto per essere inserito. Dopodiché abbiamo un'ultima opzione che è sottotitoli AI, però questa sezione qui la vedremo in un tutorial apposito, sia per il riconoscimento vocale sia per la traduzione AI, che adesso verranno implementati ulteriormente con le nuove versioni in arrivo. Ora spostiamoci sulla galleria normale dei titoli e scopriamo come metterli fra i preferiti. È molto semplice, basta premere sulla stellina. Una volta premuto sulla stellina, che compare quando passiamo con il mouse sopra la miniatura del titolo, il nostro titolo verrà aggiunto fra i preferiti. Quindi se usiamo sempre gli stessi titoli, basta aggiungerli a questa categoria e saremo in grado di trovarli subito, perché di solito diciamo che si utilizzano sempre gli stessi, a meno che i lavori non cambino vistosamente. Dopodiché abbiamo la sezione download, qui troviamo tutti i titoli che abbiamo scaricato. Io in questo caso ne ho scaricati diversi per fare i vari tutorial sul canale di Filmora e sul mio personale, per cui ne ho almeno una ventina. Se vogliamo andare a rimuoverlo, basterà fare clic con il tasto destro e selezionare elimina, mentre se vogliamo andare a trovare un titolo che sia simile come grafica, come font, come animazione, selezioniamo invece trova simili. Quindi Filmora ci porterà, per esempio in questo caso, altri titoli con i colori simili, con le animazioni molto vicine a quelle che sono quelle del titolo, ad esempio, che abbiamo preso, e via dicendo. Ora, la personalizzazione dei titoli è un'altra cosa che possiamo eseguire per migliorare il nostro flusso di lavoro. Se io vado a prendere i nuovi terzi inferiori, che sono tutti quei titoli che vengono apposti nei terzi inferiori dello schermo, quindi nella linea in basso, ok, posso andare a modificarne le proprietà. Per modificare le proprietà abbiamo due schede principali, ovvero la scheda base, dove possiamo andare a utilizzare i livelli dei video, a cambiare i font attraverso l'apposito menu per cambiare tutti i font disponibili che troviamo qui. Anche qua possiamo aggiungere dei font preferiti attraverso l'utilizzo della stellina. Possiamo cambiare la punteggiatura del testo, quindi quanto grande vogliamo il nostro testo, il colore. Possiamo crearne anche uno personalizzato attraverso questa palette dei colori, oppure partendo da un colore di base e poi spostandoci sempre con la palette, o ancora prelevare un colore dallo schermo. Se all'interno del nostro schermo abbiamo un elemento che vogliamo faccia da riferimento per il nostro colore, basterà prendere appunto il puntatore e andarlo a posizionare. Ok? Fatto ciò, scelto il colore, possiamo cambiare anche la preselezione, e si fa attraverso questo menu. Qui ovviamente abbiamo le opzioni di formattazione, perché se vogliamo ruotare il nostro testo, centrarlo, giustificarlo oppure metterlo allineato a sinistra o a destra, possiamo farlo da questo menu. In più troviamo le opzioni per mettere in corsivo, in grassetto e sottolineato il nostro testo. Comunque, tolto questo, abbiamo la preselezione. La preselezione ci consente di andare a creare delle sfumature e dei bordi luminosi o un effetto 3D, senza che sia realmente 3D, sul nostro testo, cosa che può essere molto d'aiuto quando dobbiamo andare a far emergere un po' il testo per rafforzare l'immagine che stiamo mostrando a schermo.
poi abbiamo un'opzione che si chiama altre opzioni di testo. Qui possiamo decidere la spaziatura fra le lettere, quindi quanto distanti dovranno essere i caratteri, e anche l'altezza riga. Qualora avessimo un testo su più righe, andremo a decidere quanto lontano debba essere una riga dall'altra. E qui invece abbiamo l'allineamento che possiamo utilizzare attraverso questi punti di controllo per posizionare il nostro testo nei punti dell'inquadratura che desideriamo in modo automatico. Se utilizziamo questa funzionalità, la precisione sarà massima, mentre così a mano ovviamente potremo compiere qualche errore. Fatto ciò, adesso lo riporto a mano proprio sulla mia linea della barra dei terzi, abbiamo anche gli strumenti per trasformare la grandezza, che non va a influire sulla grandezza del carattere in realtà, ma di tutta la casella di testo. Attenzione, perché qui poi rischiamo di tagliare il nostro testo. La possibilità di aggiungere uno sfondo: se dobbiamo aggiungere i sottotitoli a mano, possiamo utilizzare lo sfondo per i titoli e di conseguenza farli risaltare di più all'interno di un contesto dove potrebbero non essere ben visibili, o dove non dovesse esistere già una barra colorata, come in questo caso del testo che abbiamo scelto, per esempio. E poi l'opacità, per rendere più o meno visibile lo sfondo. Ok, questo per quanto riguarda lo sfondo. Anche la propagazione, se lo vogliamo più grande, più piccolo, oppure più netto, più sfumato. Ok, abbiamo tutto quello che possiamo gestire in questa schermata. Abbiamo una nuova voce che si chiama forma. Con la forma possiamo decidere di arrotondare il nostro testo oppure di renderlo un cerchio. Ok, abbiamo anche qui la possibilità di decidere quanto rendere efficace il nostro effetto di forma attraverso la voce che si chiama forza. Quindi andremo a rendere più o meno ondulato e chiuso il nostro cerchio, un cerchio perfetto. Ok, e poi abbiamo lo schema. Come funziona lo schema? È molto semplice, basta andare a lavorare sull'opacità del testo, la sfocatura e lo spessore del bordo, perché lo schema sta a indicare il bordo del nostro testo. Quindi se io vado a cambiare il colore, non vado a cambiare il colore del testo, ma solo del contorno, che posso decidere di attivare o disattivare a mio piacimento, chiaramente. Ok? Fatto ciò, abbiamo anche la funzione delle animazioni. Quando abbiamo un testo che non ha un'animazione, come quella che desideriamo, possiamo scegliere dalla sezione animazione in alto a destra quale animazione assegnare al nostro testo. Quindi possiamo selezionare apparire oppure un'altra di queste animazioni che faranno animare il nostro testo. In questo caso farà riferimento solo al carattere e non anche alla barra. Infatti vedete, la barra si anima normalmente, ma il carattere verrà animato, i caratteri verranno animati in base alla animazione che scegliamo. Possiamo anche decidere di modificarne la durata, cioè far sì che l'animazione duri meno, che sia immediata, più veloce, oppure scegliere se mettere in loop questa animazione, ok, col ciclo, o ancora decidere l'animazione di uscita, che può essere diversa da quella di ingresso, cioè da quando il nostro titolo compare a schermo. E questo è quanto. Se poi vogliamo salvare un preset dei titoli, basta cliccare su salva in alto a destra e salvare il nostro testo personalizzato. In questo caso lo chiamerò prova, faccio clic su ok e lo troverò all'interno dell'elenco personalizzato e potrò aggiungerlo alla mia timeline nel momento in cui andrò a premere sul più. Bene, il video di oggi è finito qui, spero che vi sia stato utile, che abbiate capito quali sono le opportunità per quanto riguarda i titoli e le grafiche che Filmora mette a disposizione e anche come sfruttarle all'interno dei vostri contenuti. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!